amici, ben ritrovati a una nuova puntata di Storie di Motori, che non è una trasmissione vera e propria, è un modo per passare del tempo in maniera assolutamente inutile. No, sto scherzando, non è inutile. Vogliamo andare a scoprire un pochino gli aspetti dei nostri amici, quelli che vediamo spesso a paddock, insomma, che ci danno modo di divertirci, di scoprire tanti aspetti di un mondo così bello come quello dei motori. Questa sera ringrazio per essere con noi, per essere venuto appositamente a trovarci, Paolo Casoli. Ciao Paolino. Grazie, ciao a tutti. Grazie, bello, fresco dopo le vacanze. Sì, le vacanze le ho fatte a giugno, comunque mi sono riposato anche fino a 4 oggi. Mesi, sì, hai fatto più di quello che fanno le scuole. Sai, il mio lavoro è casalingo oggi, sì. Il casalingo, bambinaio e c'ho la nursery, ho tutto, insomma. Fai anche un po' l'agricoltore, mi dicono ogni tanto, tagli l'erba. Taglio l'erba, più che agricoltore faccio taglio l'erba. Ho messo su un orticello lì a casa, poi alla fine l'ho smesso perché mi dava tutto troppo, tutto insieme. Tutto troppo insieme, allora mangiavo un maiale, mi ingrassavo. Quello è il microfono, non va mica bene. Sì, è gravissimo, sì. Che ce l'hai già spaccato, però va bene così. Io ti voglio bene, perché sta ancora funzionando. Funziona, okay. Tra l'altro, okay. Costa 30.000 lire? Sì, assolutamente, okay. Sì. Appoggiali così, tra un po' ricade, dai, lo sappiamo. Mettiamoli. Senti, Paolo, che bambino eri? È presto per parlare di motori, vado un po' prima. Che bimbo eri? Io se oggi che sono padre, se avessi avuto un figlio come sono stato io, l'avrei ammazzato. Perché eri un bisto? Perché ero terribile. I miei genitori, poveretti, li ho fatti morire, li ho fatti impazzire. Ero sempre in pericolo, mi sono spaccato la testa 2 o 3 volte, ero sempre rotto, braccio, gamba, perché andavo sugli alberi, cadevo. Insomma, ero un bambino sempre in pericolo. Mi sono quasi tagliato le dita con un coltello. Mio padre aveva una tipografia. E c'era un coltello di quelli dove tagliavi le risme di carta, mettevi sotto la carta una risma di carta alta 15 cm, veniva prima giù veniva un pressore che la pressava, poi veniva giù la lama e la tagliava. Una ghigliottina, non un coltello. Sì, una ghigliottina, beh, sono i coltelli che usano i tipografi. E io con un mio amico, per fargli vedere che c'erano le fotocellule che avrebbero fermato la lama, gli ho detto guarda, ti faccio vedere. Io tenevo un bottone e lui teneva l'altro bottone, solo che le fotocellule passavano sopra il mio braccio. Perciò io mettendo il braccio sotto, non hanno visto il braccio, è venuto giù. Prima il pressore, nel momento che mi ha schiacciato le dita, io ho mollato, ho cominciato a piangere perché ero piccolino. Infatti vedi queste dita qui che sono un po' sformate, si sono spiattellate, allargate. Però bastava 2 secondi di ritardo che veniva giù la lama. E mi avrebbe tagliato le dita, dunque perciò non avrei mai potuto fare il pilota. Sarebbe stato il destino più crudele che... Per cui tu dici, al di là di aver perso qualche dita, è stato un bene che tu abbia potuto fare il pilota o no? Sì, è stato un bene perché ho vissuto una vita bellissima, mi sono divertito, ho avuto anche qualche soddisfazione, anche se ne avrei potuto avere di più, però anche tante delusioni. E direi che per come è finita, penso che il gioco non valeva la candela, perché è finita veramente molto male, ma non male perché ho avuto un incidente e ho smesso per un incidente, perché ho avuto un danno molto grave fisico alla testa. Però ascolta, mi stai già andando troppo in là, perché io ti voglio arrivare a Paolino, tu stai già arrivando alla fine della tua carriera, invece no, io voglio capire perché hai cominciato a fare quel lavoro lì, quando ti è venuta voglia? Beh, in casa mia è sempre stata una casa di motori, perché mio padre aveva la moto, aveva andato in moto fino a tarda età. Mio fratello, tu vai avanti a parlare, mio fratello quello grande, Massimo, che poi poverino è morto di tumore. Quanti anni aveva più di te, Massimo? Massimo aveva 11 anni più di me. Poi c'era Federico, sì. Poi c'è un altro fratello Giuseppe, che lui non si è mai interessato di niente, di motore, proprio un'altra cosa, diciamo una checca. E poi insomma, Massimo gli piaceva la moto da strada, aveva la sua moto da strada, andava, però non ha mai potuto correre perché mio padre e mia madre gli hanno sempre negato, perché probabilmente essendo più giovani riuscivano a tenerlo calmo. Poi dopo Federico, invece fratello due anni più vecchio di me, era appassionato di motocross, aveva cominciato a correre in motocross, era anche bravo. Poi è finita tragicamente anche lì in un incidente a San Marino, al Baldasserone di San Marino, cadendo, ha battuto la testa male, sono rimasto in coma, poi alla fine è morto. E dopo sono arrivato io, però lui, quando lui correva, io stavo cominciando a correre. Quando lui è morto, io era il primo anno di mondiale nel 1987, correvo col team Pileri, facevo mondiale 125. E io avevo le mie soddisfazioni, insomma, ho vinto una gara, ho fatto diversi podi, e dunque i miei genitori li vedevo disperati. Perché... Io infatti voglio capire questo, come affronta un pilota, fratello di un pilota che muore in gara,
la vita familiare, cioè come ti sei confrontato con i tuoi genitori? Non ci pensi, nel senso che tu pensi di essere intoccabile, intoccabile e imbattibile, perciò non pensi che queste cose succedano a te. Io nella carriera ho visto tanti amici o morire o rimanere offesi, però pensi che a te non ti capita, perciò quando vai in pista vai sempre più forte, rischi sempre di più, a volte rischi anche di fare delle cose gravi, ma pensi che ti rialzerai sempre. Poi arriva il giorno che invece non ti rialzi più. Per me è arrivato in quel test lì di Valencia che mi ha veramente sconvolto la vita, però comunque sono qua. Dunque. Ma voglio raccontarmi un pochino quegli anni lì del motomondiale, gli anni diciamo dell'inizio e perché poi alla fine la tua carriera ha preso la direzione della Superbike e della Supersport con un titolo mondiale, voglio dire, comunque Sì. grandi risultati, però il motomondiale mi interessa Motomondiale, io ho capire. debuttato, ho cominciato molto presto perché a quei tempi nel 1982, quando cominciai io a fare la 125, ci voleva il consenso, eri minorenne e il consenso del genitore e comunque fino a 16 anni non potevi usare un 125, perciò dovevi aver compiuto i 16 anni di età e avere il consenso del genitore. Io ho appena compiuto 17 anni, ebbi un incidente molto grave per la strada dove quasi ci ho lasciato le penne. Colpa tua o colpa di qualcun Era altro? colpa mia, colpa mia. Era sempre colpa mia, Perché perché andavi ero forte? un cretino patentato. E allora mio padre mi disse: tu con la moto ci dai un taglio, chiudi perché non la userai mai più, quella che hai la vendi. Era da rifare poi perché era comunque rovinata, finì sotto un camion. E così io gli dissi: vabbè, allora voglio andare in pista. Lui, essendo appassionato, mi sfidò mi disse: guarda, vabbè, vediamo quello che sai fare. Io avevo due soldi da parte, mi comprai la moto da corsa con tutti i miei amici, i miei fratelli anche contrari, perché dicevano: ma guarda che cosa fai, quando vai là prendi delle bastonate assurde, poi dopo con questa moto cosa ci fai, perché non potevo immatricolare l'Arla poi per andare in Dei strada, soldi buttati se non erano fosse soldi andata buttati. bene. E io ho detto: vabbè, io ci credo, è un po' come mio figlio adesso, insomma, è molto gasato, io ero molto gasato, molto carico, molto convinto delle mie possibilità. Fatto sta che comprai questa Che moto, moto era? era un Villa TT4, a quei tempi c'era la TT4, la TT3, la TT2 e la TT1, e in base al numero, TT2, 3, 4, cambiava la cilindrata. La TT4 era la 125, era poi la classe dove venne fuori Cadalora, dove venne fuori anche Reggiani con la Spessiuma prima. Insomma, erano quelle categorie lì. E debuttai a Vallelunga, pensa che andai giù con le gomme che c'erano sopra la moto, erano di Michelin standard, proprio io non sapevo niente, sono andato giù, la moto rattava, non andava avanti e non riuscivo a farla andare, bro, 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 non andava su di Tu ti giri. intendevi di No, meccanica? no, Niente. Non no, hai la mai moto. avuto la passione o proprio non eri ancora Cioè, un po' preparato? di passione ce l'avevo, ma avevo la passione sulla Vespa. Prendevo, smontavo il cilindro, mettevo un cilindro nuovo e Per cui tutti gli niente, effetti non avevi bisogno di qualcuno che te la sistemasse, tu non niente. riuscivi a Sì, metterla a no, poi io non posto. ero tecnico, non sapevo la carburazione, non sapevo i getti, non capivo niente di quelle cose qui, al contrario di mio fratello che invece lui era più tecnico. Io a un certo punto mi ricordo che venne un ragazzo, me lo ricordo perfettamente, nome Nico Smiraglia di Taranto, e mi disse: guarda che devi mettere i getti più piccoli perché la tua moto così non può andare. E io non avevo niente e lui me li fece, con delle limette mi fece dei getti. Da lì la moto andava benissimo, insomma, mi meravigliai di quanto andava forte, perché non l'avevo mai provata così veloce, perché quei pochi test che ho fatto a Misano in gennaio, quando andavo prima di prepararmi per la gara, c'era 3 gradi, 2 gradi, la moto non andava, io ero infreddolito, perciò andavo proprio a rallentatore. E, insomma, partì per la gara e feci tutta la gara in testa e all'ultimo giro cadi al tornantino, quello lento lento dopo il semaforo o la Viterbo, non mi ricordo qual era. Comunque era perché era il corto di Vallelunga, non era il lungo che c'è adesso, non esisteva ancora quello. E da lì io ho gasato come pochi, mio padre anche perché aveva visto che insomma ero bravo. E da lì cominciai e poi dopo ero sempre davanti, però cadevo spesso perché non usavo la testa. È stata un pochino poi una costante che ti ha Sì, accompagnato, quella di sì, sì. essere un Sì, pochino. la stupidità, Non l'hai detto io stupidità, l'hai no, detto no, tu, lo eh? dico L'hai io, lo detto. dico io. La mia carriera è stata costernata di stupidità, perché se avessi avuto un pochino più di testa,
avrei sicuramente guadagnato non in senso monetario, ma guadagnato in senso di risultati molto di più. L'unica cosa che devo recriminarmi è questo, non aver avuto testa, però poi forse questa cosa qui ha fatto sì che io avessi quella testardaggine e quella voglia di fare sempre che nonostante le cadute, nonostante i dolori passati, le fratture fatte, rimontavo su e andavo più forte di prima. Perché penso che a volte un altro pilota che ha avuto una carriera, diciamo, tra virgolette, sfortunata come la mia, perché le moto ufficiali le ho viste proprio negli ultimi anni della mia carriera, se no erano moto private ed erano moto anche abbastanza scadenti, dove io cercavo di impormi con delle moto poco potenti e li cadevo. Però continuavo a farlo perché ci credevo. E questo mi ha portato poi alla fine ad avere i miei risultati. Forse un altro che non aveva questa tempra, questa forza d'animo, avrebbe mollato prima. Non lo so, Certo, io penso. senti, vado subito invece all'attualità. Hai citato prima tuo figlio Federico, che abbiamo capito a questo punto il nome Di mio volutamente fratello. ricordare il tuo caro fratello, che guida invece auto. Sì. L'hai portato tu a guidare le auto perché le moto ti facevano paura o e come va No, che gli forte? venga un colpo. Io l'ho tenuto lontano dalle mini moto perché una volta andammo qui a Rozzano, nella pistina, con la mia mini moto vecchia, una Vittorazzi vecchia, fece un po' di giri. Allora io gli spiegavo: guarda Federico, per avere un po' più di equilibrio devi scivolare col ginocchio per terra perché se no non riesci ad avere, la moto ti si muove, la motina, non riesci ad avere una linea fluida in curva. E lui, Quanti anni aveva lui? 6 anni. Senti. Detto, fatto, pom pom pom, ginocchio perfetto, ma andava con questa Un mattina, caso lì. Abbiamo un caso lì, vero? andava, era bravino. C'erano anche dei ragazzi più grandi che lo guardavano, so così. Però la mattina andava piano, veramente piano, la mattina aveva fatto 60 all'ora, 70 all'ora, non di più. E lui, sceso, si tolse il casco e mi disse: papà, sai che ti devo dire una cosa? Questa mattina qua è una baracca, ne voglio una che va più Così ti ha forte. detto. Sì, è Tu? una baracca. Io ho detto, Gasato sì, io ho quanto detto. basta e poi gli sei Mettiamoci una bella fregato. pietra sopra e basta. Ma E basta. lì gli ho detto basta. E lui non te l'ha mai menata questa No, storia? no, perché comunque non era forse la sua passione. In quel momento lì probabilmente gli piaceva anche, era un gioco però. Poi si è avvicinato l'anno scorso ai kart, dove ha debuttato l'anno scorso nel Adesso campionato quanti anni ha? 19. È grandicello per cominciare a correre adesso, però comunque ha debuttato l'anno scorso nei kart, al suo debutto ha vinto anche una gara, dunque è stato anche molto bravo. Era sempre nelle prime file, poi dopo, tra inesperienza, una cosa e l'altra, ha buttato via tante gare. E quest'anno, con un team di Torino, riesce a fare 2 gare di campionato italiano F4, che la prima ce l'ha in settembre a Imola e la seconda ce l'avrà qui a Monza in ottobre. E quello vedremo a Padova, ce lo porti, perché io poi sono ragazzini svegli che... Lui era venuto qua una volta, ti ricordi che era piccolino, è Sì, venuto era con preso per me. un boccino. Che l'abbiamo anche preso in giro, che Strano, se lui... si vergognava del suo Strano. padre, lui si era sempre vergognato. Se lo ricorda Sì, ancora. perché io lo mettevo sempre in imbarazzo, a me piaceva Immagino. metterlo in imbarazzo. Però non sono l'unico padre che mette in imbarazzo i figli. Va bene, però vedo che sei orgoglioso comunque di Federico. Sì, perché è un bravo ragazzo, è bravo, è andato bene a scuola, quello che è importante, si è iscritto all'università a ingegneria meccanica, a magistrale a Modena, dove avrà degli sbocchi, spero, buoni. E io questo glielo do come, per me c'è questa cosa qua che l'ho aiutato con la formula, nonostante ci vogliano una marea di soldi, nonostante sia una cosa molto difficile, l'ho aiutato perché mi ha dimostrato di avere testa e anche di impegnarsi nello studio. Perciò io ho detto, vabbè, 2 soldi, anche se li butto via, non sono proprio buttati via perché comunque sono investiti Ed è su di qualcosa lui. comunque si merita, Sì, per cui sì. diciamo uno stimolo in più. Va Perciò io sono contento così e poi vediamo. bene. Tra l'altro ti dico questa cosa, visto che correrà a ottobre a Monza, Sì. Sì, magari lo ospitiamo, gli facciamo anche noi un regalo di Paddock e di Bob Gear, lo ospitiamo con la sua macchina, magari lunedì sera dopo la gara in studio a Bob Gear, così ce la dopo spiega, ce la la gara? fa vedere. Secondo me è carino. Sì. Se il team è disposto a portarla qui, Beh, sì, se non è un sì. team della... No, il team è di di Torino, Budapest. E di allora a Torino. Torino non fanno altro che fare star qui un giorno in più, dai. Poi comunque ne parliamo poi. Facciamo.
Senti, parlami delle amicizie invece nell'ambito, non siamo ancora arrivati alla Superbike Supersport, ma ci arrivo prima, però mi hai già detto Motomondiale, un approccio tuo forse sbagliato, però potevi, c'è stato un qualcosa che è andato non come doveva andare e avresti potuto continuare la tua carriera lì? Beh, è andato tutto male perché al mio debutto avevo appena È andato cominciato nel bene. 125, feci terzo nel mondiale 125, lo vinse Gresini con la Garelli che era una moto pazzesca, poi Gresini era molto bravo comunque, e secondo arrivò Casanova, terzo arrivai io con la moto si chiamava AGV perché era sponsorizzata completamente AGV, dalla Taio, AGV, LCR. LCR, sì. Ok. Che era una moto anche abbastanza complessa da guidare perché non aveva il serbatoio, era telaio monoscocca, c'era un bagaglino, non avevi appoggi per poterti stendere quando eri rettilineo, eri comunque sempre sulle braccia, non avevi, e non avendo serbatoio diventava abbastanza Come quella con complesso. un 50, una roba Ma più o del meno genere. sì. Ecco Ed era un motivo che andava bene, però non andava forte come le Garelli, perciò le due il concetto. Garelli Non erano potevi, imbattibili. no? Io feci terzo la prima gara a Jerez, poi dopo feci degli altri podi e vinsi l'ultima gara a Jarama, a Madrid, che era il Gran Premio del Portogallo. E da lì io corro per il Team Pileri. Il Team Pileri, per me Francesco Pileri era come un padre, cioè si comportava nei miei confronti come un padre. Però poi dopo capii che non era proprio così, cioè era una persona, come si può dire, non era una persona sincera, faceva solamente i suoi interessi, facendoti credere di fare anche i tuoi, ma quelli tuoi non li faceva, e poi dopo alla fine ti fregava, cercava di fregarti. A me mi aveva un po' fatto il lavaggio del cervello dicendomi, ah perché tu dal 125 disse dovrai passare in 2,5 perché fisicamente sei grosso, sei pesante. Grosso pesante, io ho 63 kg a quei tempi, però per un 125 bicilindrico di quei tempi il Gresini o il Brigaglia o gli altri piloti di quella Erano degli stalla lì scricciolini, erano 50 kg, sì, perciò dei fantini. io in quel frangente perdevo cavalli rispetto a loro perché il mio peso mi portava via dei cavalli. Allora lui disse: no, dovrai fare il 2,5 e mi propose di fare il 2,5 con la Honda. No, aspetta, no, con la Garelli 250, perché lui prese la Garelli 125 per darla, per far correre, sai che adesso ho dei vuoti, però la Garelli 125 era la moto vincente per vincere il Mondiale 125, dunque lui prese la Garelli per cercare di vincere il Mondiale 125, Teoricamente poteva far correre te però con la non con me, 125. appunto, e mi fece fare il 2,5 con una moto che era praticamente un bidone che non ce n'era un altro. E da lì io cominciai a avere le mie cadute, le mie fratture, perché cercavo di fare, ma non potevo fare perché la moto era veramente scarsa. Poi l'anno successivo mi promise la Honda e con la Honda Kit, vai con la Honda Kit potrai far bene perché tu ci metti del tuo, sai, il classico, ci metti del tuo, ci metti del mio, ci metti del tuo, ci metto delle gran cadute. Perché poi a quei tempi le Honda. Tra una Honda ufficiale e un'Honda Kit c'erano veramente 2 o 3 secondi al giro di motore, Quella miseria. c'era una follia, una follia. Poi ce li avevi anche di gomme, Poi. perché a quel tempo non c'era monogomma come adesso, c'era la Michelin che erano le gomme migliori e la Michelin dava le gomme migliori ai piloti di primo piano e agli altri dava delle gomme pessime. Per cui scusa, ma mi stai confermando che queste cose con Michelin sono sempre successe? Come già Virginio ha detto, sì, effettivamente, questa storia che la gomma buona, il pilota Sì, migliore ai tempi lo facevano, però è. considera che ai tempi non era monogomma, c'era Sì, una. No, però era solo per chiarire un aspetto che, no, bene o ai tempi male, lo c'è sempre facevano. stato anche a parità, diciamo, di mescoli, di sì, la stessa gomma, in realtà non Il è proprio pilota così. migliore aveva sempre la gomma migliore. E perché loro poi dovevano vincere col pilota migliore, Certo, ovviamente. sì. Poi ti faccio un esempio: a Phillip Island con la Honda 250 avevo bisogno di una gomma e loro avevano portato nei container tante gomme. E la gomma per me non c'era, perché io ero poi il pilota privato, che non, per loro non era nessuno. E cosa fecero? Sai, i Phillip Island giri sempre a sinistra, mi girarono la gomma sul cerchio, perché dalla parte destra era nuova, dalla parte sinistra era usata, e allora girarono la gomma sul cerchio. Però io mi chiesi a quel tempo, cavoli, ma come? La gomma ha un rotolamento, ha una direzione nel rotolamento, me l'hanno messa al contrario, però se lo fanno loro andrà. Sanno fare il loro Poi ti trovi con un high side di 3-4 lavoro. metri Che è per aria successo? e ti spacchi i piedi. Però vabbè, il pilota privato di quei tempi era veramente un pilota sfigato, ma veramente
che oggi i piloti di oggi non se ne rendono conto. Quello che abbiamo visto noi da privati, che poi quando diventi ufficiale ti sembra di essere in paradiso, perché hai tutto, hai il gommista che viene, ti guarda le gomme, te la dice, no, guarda, questa non va bene, ti do un'altra, ti do una mescola leggermente, te dici come? Ci sono mescole di mezzo grado migliori di quella che ho usato io, che quando sei privato hai quella e basta, e quella è la gomma peggiore che la Michelin o che il gommista ha nel suo container. Perciò Certo. il pilota privato una volta era veramente messo da panico. E invece adesso col monogomma, poi non so se come diciamo tante volte in trasmissione lì fanno differenze o meno, però adesso essendoci monogomma non c'è più la lotta fra una casa e l'altra. Prima c'era la lotta fra la Dunlop e la Michelin, erano solo loro due, Dunlop e Michelin, poi dopo adesso è arrivata Pirelli, è arrivata Bridgestone, poi se n'è andata, insomma, adesso è un po' diverso. Sentendoti fare questi riferimenti al fatto che dovevi combattere con delle gomme non all'altezza, con una moto non all'altezza, e per questo magari eri portato a spingere di più, mi è ritornato in mente, e non so che tipo di idea abbia tu di Chiesi Stoner, però mi ricordo molto l'atteggiamento di Chiesi 2006, un ambiente che cominciavo a frequentare da dentro, e mi ricordo che lui era disperato, incazzato perché le gomme non erano quelle che doveva avere, la moto non andava uguale, e lui cosa faceva? Dava al massimo, stava davanti e poi magari si stendeva. Per cui a questo punto io rivedo, no, delle analogie sull'approccio che evidentemente avevi tu, quello di dire, ragazzi, io vado, cazzo, perché non posso vincere se sono in grado di vincere? No, Cioè, hai mai pensato a questa analogia? sì, ma la cosa brutta è che ti sembra che ti prendano anche per il culo, perché ti guardano, ti fanno i sorrisi, ti sembra che ti acconsentano alle tue richieste, poi alla fine no. Io mi ricordo ai tempi Michelin erano, c'era, ce n'è uno che mi sembra di averlo visto ancora nell'ambiente, però gli uomini che c'erano una volta non ci sono mica più, però erano gentili, nel senso che facevano, Sorrisi, sì, sorrisi poi. gentili, però alla fine non tiravano niente. Ma anche i superbike, quando corso la superbike con la Michelin, anche i superbike facevano la differenza, cioè Fogarty aveva un certo tipo di Tipo di gomma, fornitura. tutti gli altri avevano delle altre gomme, non Allora, c'era dai, niente da visto che fare. sei andato su Superbike, voglio riparlarmi. Come mai sei passato lì? Poi è arrivato gioco forza, il passaggio Superbike e poi. Sì, il passaggio di Superbike è stato un passaggio obbligato perché io non ero più giovanissimo. Quell'anno lì, l'anno che passai in Superbike, fui ingaggiato dalla Gilera insieme a Gramini. Gramini era campione del mondo da 125 e io ero il pilota 250 che tutti dicevano che andavo forte ma che cadevo troppo. Però Olivier Cruciani, che era quello che gestiva il team Gilera in quel periodo, ci credeva in me, pensava che con una moto buona e tutto, con tutto, un po' diciamo il discorso, adesso non voglio assolutamente paragonarmi a Stoner, perché Stoner Però con un per me pacchetto è il più giusto. grande di tutti i tempi. Però con un pacchetto giusto, hai visto Stoner, Rolling Stoner, lo chiamavano perché era sempre per terra, appena gli è andato qualcosa di decente ha fatto Era paura. diverso. E allora anche lì Cruciani un po' credeva in me, pensava che con un pacchetto buono potessi fare bene e pensava che la Gilera fosse un pacchetto buono. Invece la Gilera si è dimostrata tutt'altro che un pacchetto buono, perché c'erano degli screzi interni veramente molto accesi tra Harald Bartol, che era il motorista, che era un grande motorista sui 125 bicilindrici, e l'ingegner Martini, che invece veniva da Bimota, che era diciamo, un tecnico da quattro tempi da una vita. Però c'erano degli screzi, c'erano delle idee completamente diverse, che uno faceva, insomma, si facevano i Ma chi dispetti. Io aveva ragione tra i due? non lo Non lo so, sai. non lo so. Io credo che per quanto riguardasse il motore, forse, cioè Bartol diceva che c'erano dei grossi problemi con il motore, e effettivamente c'erano i problemi. Poi dopo, se li poteva risolvere o meno, io questo non lo so. Secondo me erano risolvibili per un tecnico come lui, che ha vinto tante gare di mondiale 125 con August Auinger, che correva il 125 con la sua moto, appunto. Io penso che poteva risolvere alcuni problemi. E poi la moto, anche per quanto riguarda la ciclistica, era stata fatta un po' su, cioè era stata presa una Yamaha Delta Box, l'YZR diciamo la moto con cui Cadalora vinse il mondiale, che era la miglior moto di quei tempi. Fecero su un mix di telaio per cercare di farla somigliare a quella, ma non ci assomigliava per niente. E alla fine Gramigni, che era pazzo dalle gare, fece
volle la sua moto insieme al suo telaista, voleva farci delle modifiche, ci fece delle modifiche al forcellone, al telaio, insomma, a dei lavori, che poi non la migliorò, anzi forse la peggiorò. Però alla fine, insomma, era una moto che non ti permetteva di fare niente. Cosa hai fatto? 3 stagioni in Superbike? In Superbike ho fatto 2 stagioni. 2 stagioni. Dopo da lì avendo, dopo quando il team si preparò per andare a Brno, i ragazzi si fecero un incidente mentre in Austria e morirono. Ne morirono 2 o 3, adesso non ricordo quanti, e di cui anche un mio meccanico di La Spezia. E allora il team da lì si ritirò dalle corse, cioè prese la palla al balzo, diciamo, prese quell'incidente per poi ritirarsi. Perché disse l'anno andiamo per il lutto che ci è successo, poi dopo si ritirarono. E io, sia io che Garmini, rimanemmo piedi. E io tramite Florenzano mi feci dare un 600 Super Sport e feci col team Rumi. E feci delle gare di campionato italiano col team Rumi e mi divertì molto, feci anche delle belle gare, feci insieme a Livia Ranni, poi c'era anche Saus che veniva dalla Spagna ogni tanto, insomma feci delle belle gare e dopo da lì, prima della fine del campionato, Brivio mi chiamò al telefono e mi chiese se volevo provare la YZF Superbike al Mugello, perché il loro pilota, che era Mauro Lucchiari, mollava perché diceva che la moto era inguidabile. Superbike, okay. Sì. Allora ho detto, certo che la voglio provare, sì, facciamo la gara. Gli ho detto, sì, però mi fai fare anche una gara di mondiale. Lui non era d'accordo, no, ma dopo vediamo, facciamo come Brivio, no, vediamo niente. Io voglio che ti faccia la gara del Mugello, di italiano del Mugello, però voglio fare anche la gara di mondiale, che era a Zeltweg. Andavi forte a Zeltweg? Ti piaceva? Era la prima volta che ci andavo. Ok, perfetto. E poi era il vecchio Zeltweg, quello vecchio che era tostissimo. E allora andai al Mugello, partivo in prima fila, c'era Bontempi che vinceva anche le gare di Superbike mondiale, c'era Pirovano, e la prima fila eravamo noi, poi c'era qualche altro, non ricordo. Insomma, partii per la gara alla staccata della San Donato, dritto dentro l'erba, per terra, dentro la sabbia, per terra. Ero disperato perché ho dato via l'occasione della mia vita. Però fortunatamente le gare erano 2. E gara 2 invece la vinsi. La vinsi anche con un bel vantaggio. Allora a quel punto Brivio vide qualcosa di buono e mi propose di fare poi di terminare il campionato in corso con la loro moto. E feci secondo ad Assen dietro a Fogarty, che ce l'avevo lì davanti. Che bello, tutta la gara e non riuscivo a prenderlo. Ce l'avevo lì, era lì. E poi feci secondo a Donington sotto l'acqua. Feci un passaggio a Fogarty giù per la in discesa, ho detto se mi scappa la moto davanti, che lo falcio, mi divorano. L'ho passato, sono andato. Vinse Russell, feci terzo, vinse Russell o Corser. Fece primo, secondo, o Russell o Corser, io feci terzo. E feci delle bellissime gare. E credevo che l'anno dopo la Yamaha mi poteva... Cioè, ha fatto delle belle gare, una moto che detta da tutti quelli che la usavano era inguidabile, effettivamente era una moto veramente inguidabile, era la YZF 7,5, era Lucchiari la mollò lì perché diceva che perché diceva che era pericolosa, effettivamente tenerla in strada era difficile, ma nel dritto, cioè andava dove voleva lei, non era proprio, era una moto probabilmente nata male. E comunque speravo che l'anno successivo la Yamaha mi promuovesse insomma in una sorta di team ufficiale con la Belgarde, che era il loro importatore italiano. Invece presero Nagai dal Giappone, perché Yamaha Giappone aveva un certo potere, e presero Edwards dall'America, perché Yamaha America aveva un altro potere più alto di Yamaha Italia. E a me mi diedero sempre la moto kit, a me e miei regali. Io e i miei regali eravamo compagni di squadra. E lì, anche lì, insomma, ho fatto peggio con quella moto lì kit che l'anno prima con quella moto presa a metà stagione, mai guidata e usata così. Tutte cose che... la storia della mia vita si accumulano sempre moto, scadenti, momenti sfortunati. Il momento... io ho sempre preso un momento peggiore... ho preso sempre il momento giusto, al momento sbagliato, al momento giusto. Esatto. Sì. Per cui c'è pescato la carta più bassa.
Non facile sicuramente come carriera, però dopo è arrivato la Supersport. Sembrava. Dopo è arrivato Caracchi, Stefano Caracchi, che mi disse: arrivò Giocamoto, il primo Giocamoto, Casolari, che mi ci portò, non mi ricordo mica, se era Tardozzi. Non mi ricordo com'è la storia, io poi ho dei vuoti, con il centro che ho avuto parecchi vuoti. Insomma. Feci un anno in Ducati con la moto privata, con il 916 privato, e feci pena complessivamente, perché la moto rispetto all'ufficiale non andava. Però feci Hockenheim, dove mi giocai la posizione con Fogarty. Fogarty correva con l'RC45 della Honda. Hockenheim era ancora Hockenheim? Sì, Hockenheim quello vecchio. E io con la sua scia che mi tirava, in staccata lo passavo sempre, riuscivo a stargli davanti, insomma, alla fine gli rompevo anche il ritmo e sono riuscito a tenerlo dietro. E finì la gara in scia a Gobert, che era un altro bel fenomeno. Contentissimo, felice come la Pasqua, pensando che Ducati mi premiasse, Domenicali mi disse: la tua moto va troppo forte. A me mi cascarono le palle che rotolarono per centinaia di metri. Come va troppo forte? Ma stai scherzando? Dovresti essere contento, la mia moto va troppo forte, perché un privato ha fatto una gara bella lottando con delle moto ufficiali che non erano Ducati, perché una era la Kawasaki, l'altra era una Honda, perché le Ducati erano la che andavano anni luce avanti, però per lui è stato uno smacco, cioè è stato... La mia moto era troppo forte. Cioè, fai capire, non te l'ha detto col sorriso, ma era stata una battuta. No, proprio... serio. E non mi diede niente, non mi diedero una valvola, un pistone, niente. In quel periodo, secondo me, era Caracchi. Caracchi faceva i salti mortali per fare... faceva i salti mortali per far andare questa moto, e alla fine però la moto andava da moto privata. L'anno successivo mi propose: andiamo in Supersport che la vinciamo. Ma figurati se andiamo in Supersport, io voglio stare in Superbike. No, andiamo in Supersport con la Pirelli che la vinciamo. Con la Pirelli? Sei impazzito, perché la Pirelli non faceva gomme da moto, non era mai stata nelle moto. Ma sei impazzito? Fidati. E Caracchi è uno che ci vedeva bene, ci vedeva lungo, veramente. È stato sempre... Ma cosa aveva visto secondo te? Perché? Aveva visto che il 748 era una motina discreta, perché comunque era una motina che rispetto alle Yamaha R6, no, alla Thundercat, di quel tempo c'era la Thundercat, e anche alle Honda era un pelino inferiore, però comunque era una moto discreta. Poi il regolamento ti permetteva di correre con 748, con 600. Perciò, e pensava che la Pirelli invece era l'uovo di Colombo. Effettivamente la Pirelli andava molto bene, ma molto meglio di come andavano le missioni. Quando ti sei messo a capire che aveva ragione sulle gomme? Quando l'hai provata subito? Un minuto. Dopo che ho provato la moto con le Michelin e ho provato la moto con le Pirelli. Questo ci fa capire, a noi che guidiamo solo vetture su strada e moto su strada tutti i giorni, che c'è veramente quella differenza lì. Quando voi cercate di farci capire, guardate che una gomma può veramente spostare l'ago in maniera definitiva, è una cosa pazzesca. Ti senti il cuore che batte, dici ma cos'è? Cioè, proprio hai una moto che... È un'altra moto, proprio un'altra moto, non è assolutamente parente a quella che avevi prima. E da lì cominciai a vincere in Supersport, vinsi con dei vantaggi mostruosi, perché per me io mi sentivo molto forte, troppo forte rispetto a quei piloti della Supersport, dove c'era anche Pirovano, che comunque era un bravo pilota, però mi sentivo troppo forte. La prima gara a Donington la vinsi con 28 secondi di vantaggio, proprio avevo fatto il vuoto, e tutte le altre uguali, con tanto vantaggio. Però non mi ha mai soddisfatto in pieno questo campionato, perché per me il mio campionato era Superbike, io volevo stare di là. E con questo facevo con l'Audi per la Ducati, mi ricordo che venni a casa dagli Stati Uniti, dalla Laguna Seca, dove vinsi la gara di Supersport, mi mandarono a Rijeka a fare un test per collaudare la moto di Fogarty,
perché io collaudavo le loro moto, quella di Fogarty e quella di Corsa. Questo vuol dire che dopo quel momento di, non voglio dire, di tensione con Domenicali, poi i rapporti si sono... Sì, beh, dopo i rapporti con Domenicali, lui non era neanche il capo che ora, però era sempre un pezzo grosso di Ducati. Quando io ho cominciato a fare la Supersport... Beh, ti tocco perché mi piace. Toccare. Quando io ho cominciato a fare la Supersport, Ducati e Domenicali comunque... era diventato un pseudo amico, eravamo diventati comunque, siamo anche coetanei, perciò parlavamo, ci scherzavamo, quel momento era passato. Però c'erano stati alcuni altri screzi che lui mi voleva che io seguissi, che però io no. E abbiamo avuto degli scontri, tipo il collaudatore che doveva affiancarmi a fare il lavoro nella Superbike, che era un pilota della provincia di Reggio Emilia, che a me stava qua, ma tanto qua. Perciò ho detto, io se c'è lui io non vengo. E Domenica dice, no, te devi venire. Il nome si può dire o no? Roberto Tenneggi. Okay. Ecco, tanto non mi interessa mica, lo sa lui e lo so io che mi stava qua. E quando Domenicali mi disse così, ho detto, se viene lui non vengo io. Perciò o lui o io, perché io con lui non ci lavoro, perché per me non capisce niente. Questo era quello che era il mio pensiero. Poi fosse anche bravo tecnicamente, io questo non lo so, secondo me no. Però glielo dissi proprio in faccia. Lui sto su po' il naso e poi alla fine disse, vabbè, ok, se così è, verrai tu. E andai a Rijeka a provare delle soluzioni nuove su quella moto. Caddi, mi feci male anche alla spalla, mi indussai la clavicola, insomma, mi feci un bel danno. Però tutto questo io lo facevo, tutti questi collaudi non li facevo perché mi pagavano, perché non mi davano un centesimo, li facevo perché speravo che un giorno mi facessero passare, mi facessero fare il salto in Superbike, cosa mai successa. Perché l'unica volta che avevo la possibilità da campione del mondo, da vice campione del mondo, perché l'anno che persi il mondiale a Brands Hatch, che lo persi nei confronti del tedesco, che lo dovevo vincere perché Brands Hatch era la mia pista, lo dovevo vincere, ma per una scelta sbagliata di gomme lo persi, io feci secondo nel mondiale e il mio compagno di squadra era Xaus. Xaus fece settimo o nono nel mondiale. Dopo quella gara lì, fino a quella gara lì, la mia possibilità di passare in Superbike era abbastanza concreta, sì. Dopo quella gara lì passarono lui, Xaus e Superbike, e mi tagliavano le gambe. Passavano lui e mi dissero, ah, abbiamo passato lui perché lui è giovane. Sì, ma lui ha fatto settimo, io ho fatto secondo, mi sono giocato al mondiale. Pensate che lui vada più forte di quanto vado io? Cioè, se lui ha fatto settimo, ho fatto secondo? Ci saranno nelle classifiche. Però io ho 31 anni, lui ne aveva 24, mi sembra, 25, e allora fecero passare lui. Insomma, infatti, questa cosa qua mi rimane un po' lì, perché io ho cercato di, a volte, essere troppo accondiscendente, troppo buono, troppo disponibile in quell'ambiente lì, non è come essere coglione, cioè sei timbrato come coglione, ti sfruttano e poi non ti danno indietro la riconoscenza che tu meriteresti. Per cui cosa cambieresti di questo tuo atteggiamento, dell'approccio che hai avuto? Hai dei rimpianti, mi sembra di capire. Beh, non tanto sportivi, I rimpianti soprattutto di non aver mai usato la testa, di essere sempre andato con istinto. Io ho sempre guidato con istinto, non ho mai guidato ragionando, e quello mi ha portato a tutte le fratture che ho e ai danni fisici che ho. E poi anche a essere stato molto, molto pollo in carriera, perché ho assecondato troppa gente che non meritava e che alla fine me l'hanno messo in quel posto. Quando invece dopo, nella fine della mia carriera, tiravo i remi in barca, cioè tiravo i remi, nel senso che non davo più confidenza, cercavo di essere il meno disponibile possibile, e la gente diceva se la tira, che non era vero, perché non me la sono mai tirata, solo che non ero più disponibile, perché quando ti bruci una volta, dopo bruciarti la seconda volta, è un po' come quando ti separi, che la compagna che tu hai dopo la separazione deve assorbire tutti i tuoi malumori, tutte le tue paturnie che hai avuto con la prima moglie, insomma questa è una cosa di questo genere, e io lì queste cose qua me le recrimino, perché sarei dovuto essere più furbo. Però non lo sono stato, perché io ero un buono, cioè anche in casa ho sempre avuto un'educazione di essere molto, molto disponibile, di non essere aggressivo, cioè una educazione giusta per un ragazzino che vive il mondo di tutti i giorni, ma non giusta per un ragazzino che affronta quel mondo, che è un mondo di iene, dove ti divorano.
Paolo, un mondo di Iene, però è stato possibile creare delle amicizie serie, vere e Sì. reali. Hai voglia di parlarmi di quale ti è rimasta più nel cuore? Sì, beh, io l'amicizia più grande che ho è quella con Loris Reggiani. Per me Loris è un fratello, non è un amico, nel senso che ci siamo conosciuti, che lui faceva 250, io la 125, e da lì è nata una simpatia comune, poi ci piaceva entrambi andare a Donzelle, perciò andavamo continuamente, ci siamo divertiti, poi dopo si è aggregato anche Pernat, però dopo. Insomma, è nata un'amicizia vera perché lui è una persona onesta, una persona che ti dice le cose in faccia, non te le dice dietro, ed è onesto. E io sono altrettanto, io le cose te le dico in faccia, non te le dico dietro. Per quello, poi in questo ambiente, quelli che ti dicono le cose davanti non fanno strada, perché questo è un ambiente dove devi leccare per andare avanti. Poi devi essere anche bravo, ovviamente. E con Loris è nata questa amicizia grossa dove ci siamo frequentati per tantissimi anni e ancora adesso ci sentiamo spesso al telefono e l'ho invitato anche a casa mia tempo fa, poi non è venuto perché vado a fare altre cose, però è un'amicizia vera che in un ambiente così è difficile che nasca, perché è un ambiente dove di solito l'amicizia nasce, ma non è un'amicizia vera, è un'amicizia solo per comodo. Perché magari tu sei più forte o tu sei meno forte, allora ti attacchi a quello per carpire dei segreti o queste cose Ma voi qua. avete mai corso contro uno Abbiamo corso in contro l'altro? due e mezzo alcune volte, sì, però lui era ufficiale Aprilia, io corso quando, cioè non c'era storia, lui era tra i primi, io ero tra gli ultimi, non Ma c'era. tra di voi non vi siete mai detti Ci siamo. parlando, dire io sono comunque più forte di te, siamo amici, Ma ma io sono più no, forte di te, no, non mai? ce lo siamo Non mi mai interessa. chiesti, magari non ci, era al di fuori della nostra amicizia, cioè noi eravamo amici e quando eravamo dentro c'era un rispetto enorme fra di noi se ci trovavamo in un frangente di pista, ma non c'era assolutamente, non c'è mai stata competizione. Certo. Io non ho mai pensato di voler andare più forte di lui per dimostrargli. Una volta ad Assen l'ho passato che lui stava rodando. E io ero a tutto gas, lui stava rodando, e l'ho passato e nella curva gli ho detto, ti faccio vedere dove apro il gas io. E ho aperto il gas talmente tanto presto che ho fatto un high side di 5-6 metri e mi sono scavoltato per terra. E lui me la recrimina ancora Mi questa posso cosa, sei proprio un immaginare, te la sei un po' deficiente, sei cercata. proprio un deficiente. Posso dirti che io, Loris, non posso dire se è suo amico, ci ho lavorato vicino perché lui lavorava con Guido per parecchi anni e devo dirti che fuori dall'ambiente di lavoro è una delle persone più simpatiche che io Sì, abbia sì. mai conosciuto. Sì, Cioè, sì, ti sì. giuro, uno che veramente mi faceva sganasciare dal ridere. Sul discorso, però, del fatto che sia ancora lo stesso Reggiani di quegli anni lì. Non sono d'accordo perché Loris mi fece dei culi pazzeschi quando facevo fuori giri, magari purtroppo perché sappiamo che in questo ambiente mi perdevo più su alcuni piloti piuttosto che sul Dovi, che era un suo Sì, lui pilota era il all'epoca. manager. E più di una volta ci andò pesante, no? Incazzandosi anche in diretta con me, che purtroppo facevo il mio lavoro e dovevo rispondere a dei direttori. Quando ci fu il casino del 2015 di Valentino Rossi, parlo della gara in cui venne attaccato Marquez per aver fatto casino, aver rallentato e queste cose qua, che secondo me non c'erano, ma credo secondo tutti. Loris sollevò invece il problema con i fogli, te lo ricordi ancora? Ne Sì, abbiamo sì, parlato, no? Che sì, sì. qui c'è stato un attacco, cosa che secondo me in realtà contribuì a scatenare il casino, soprattutto in Italia. Nei confronti di Marquez, di Lorenzo, tutto il casino che ne seguì. Adesso non voglio che qui parliamo di quella cosa, però secondo me lì il Reggiani vero, quello che conoscevo io, non avrebbe mai fatto una roba del genere. Per cui rimasi un po' male, te lo dissi anche Ma guarda, io ti che dico, non potevo crederci, no, a quello che lui è sentivo. cambiato come tutti noi cambiamo nella vita, però questo suo non aver peli sulla lingua, questa sua schiettezza è sua da sempre. Cioè, Loris è sempre stato così e lo dimostra il fatto che in diretta ti ha fatto il culo, Sì. magari, o ha torto o ragione. Insomma. Lo vedi, lui quando prende una posizione non la cambia, è quella e le cose le dice, non, scontrandosi con chiunque, può essere anche il 15 volte campione del mondo Agostini, che lui gli dice in faccia che ha sbagliato, insomma, non ha remore, magari un altro invece c'ha timore, lui è un po' così. È chiaro che un po' è cambiato, ma io quando siamo io e lui soli, così che parliamo, non vedo il Loris quasi sessantenne di oggi, ma vedo il Loris trentenne di un tempo. Poi lo vedo che
È invecchiato, sono invecchiato anch'io, tutti siamo invecchiati. Lo vedo, a volte mi viene da ridere quando si parla di donne, che si parla dei tempi anche trascorsi, mi viene da ridere, ci sganciano dalle risate. Però Loris per me è una persona che vale veramente, un'amicizia che sono contento di averla avuta, e se non avessi frequentato questo ambiente non l'avrei mai avuta. Parlato di amici, c'hai anche un nemico che ti piace di guardare. Al di là dei Magheris, che non voglio più sentire, che ci ha No, segnato quello una. per me non esiste. Esatto, non è Non un esiste. nemico. C'è invece una persona. Prima hai parlato di Pileri, che evidentemente non era così com'è, però non penso che hai avuto Ma no, io non diciamo che una di. persona che avessi voluto non incontrare. Beh, una persona non avrei voluto incontrare, forse proprio Pileri. Proprio lui, Sì, proprio per cui insomma ha lui. segnato Perché poi parecchio. dopo le persone che ho incontrato negli anni successivi mi sono piaciute, chi più chi meno. Pileri invece no. Pileri, pensandoci a freddo, dico, cavoli, che persona. Ducati, Visto che è un momento di Ducati, che cosa. Un po' di boccara può io essere che sia un rimasto un po' pochino. di bocconi amari ce li ho, perché penso che avrebbero dovuto comunque. Non so, non dico regalarmi qualcosa, perché non voglio, No, però. però essere un pochino più riconoscenti. Io ho vinto un mondiale che a quel tempo era Coppa del Mondo, che poi è diventato un mondiale, comunque era un mondiale Supersport, perché l'hanno tutti considerato un mondiale. Mondiale Supersport, con una moto che era pessima, perché era pessima. E non ho avuto un ringraziamento, anzi, hanno cercato di rifarmi fare un contratto per andare, quando io poi andai in Yamaha. Ci andai perché loro non mi proposero niente di nuovo, anzi, mi prendevano in giro, perché mi dissero che avrebbero sviluppato quella moto, e quando io gli chiesi un contratto di 2 anni, perché ormai avevo una certa età, ho detto: voglio 2 anni di contratto. Domenicali mi rispose: no, 2 anni non te li possiamo fare perché non sappiamo che futuro avrà la Supersport in Ducati. Perciò tu mi dici che sviluppi la moto quando non hai un futuro con Supersport, non mi C'è prendi per il qualcosa che non culo. torna. E io da lì dissi: vabbè, grazie, ci siamo salutati. E mi ricordo che eravamo in un ristorante all'aeroporto di Bologna. C'era io, lui e Casolari, che era il titolare della Giocamoto. E a quel punto io andai in Yamaha, perché Yamaha mi propose, mi regali poi, mi regali con Sonny, quelli che comandavano in quel tempo, perché poi mi regali da pilota divenne il team manager e mi fece da team manager quell'anno lì. E comunque mi propose una R6, che io la vedevo in pista come andava, e andava molto forte. E quando la provai mi resi conto che con quella moto avrei vinto il mondiale a mani basse. E se non era per quel coglione di Magris, l'avrei vinto a mani basse, perché mi sono presentato all'ultima gara con 14 punti di vantaggio. Dunque, uno che si presenta all'ultima gara, parte in pole position, ha 14 punti di vantaggio, pensi che possa perdere il mondiale? No, è impossibile. Invece io l'ho perso. Perciò, che cosa devo dire? Ok, chiarissimo. Hai voglia in questi ultimi minuti finali di fare, di darci qualche piccola indicazione su alcuni piloti con i quali magari hai corso nello stesso periodo, con qualcuno magari ti sei scontrato, per arrivare anche a qualche pilota del presente? Ad esempio, se ti dovessi chiedere qualcosa su Schwanz, che tipo di ricordo hai, che cosa. Un grandissimo, Grandissimo dal punto di un vista funambolo, un sportivo, fu solo, ma anche dal no, punto di vista anche fuori umano. dalla moto, era molto simpatico, era cordiale con tutti, amico con tutti, anche con me che non facevo la 500, lui faceva altre cose. Ci trovavamo, non so, quando in Riviera Romagnola andavamo tutti alla Bella Italia, che era il ristorante pizzeria del fratello di Aldo Drudi, ci trovavamo lì a far festa con Schwanz, era l'unico Schwanz di quei piloti, dei big della 500 che faceva queste cose. Però era Ma gli altri molto. se la tiravano o non, No, semplicemente non facevano parte del semplicemente giro? perché non facevamo parte del giro. Esempio, io per Eddie Lawson non esistevo, per Schwanz sì, non so, anche per Freddie Spencer non esistevo, perché loro erano concentrati nella loro classe, vedevano solo i piloti della loro classe, gli altri non li vedevano nemmeno quando Invece passavi per il Kevin era palco. molto più Sì, lui disponibile. era molto più. Aveva anche questa amicizia con Aldo Drudi, perciò era.
era entrato in questa combriccola di italiani, un po' diciamo come poteva essere Barishin ai tempi con Lucchinelli, perché anche Barishin si era aggregato alla compagnia italiana. E Schwanz era uno di questi, però era un grande. Io vederlo guidare era veramente era un'emozione. Mi ha emozionato di più solo Stoner. Stoner più di lui. Dimmi qualcosa di Stoner, un altro dei piloti che mi ero segnato. Diciamo, adesso uno dice, Valentino Rossi dove lo metti? Beh, Valentino Rossi sappiamo dov'è, cioè non lo metto neanche in discussione. Però Valentino Rossi a livello di guida non mi ha mai, cioè la sua guida velocissima, però non è spettacolare, perché velocissimo lui è tutto molto pulito, un po' il Kenny Roberts degli anni 80, sì, velocissimo, molto pulito, non faceva mai una pecca, e dunque non ti emoziona. Un ex pilota che vede guidare Stoner e lo vede guidare come guida, dice, ma cosa fa questo? Che passa sui cordoli interni, mette la ruota di traverso sul cordolo interno, quando la ruota davanti è a tanto così dall'erba, e tu ti chiedi, ma come fa? Ma come fa? Ma io sarei già caduto. Noi probabilmente non chi non ha corso in moto non riesce neanche a percepire. Ma forse chi non ha corso non lo percepisce, ma chi ha corso, io godevo a vedere Stoner solitario davanti. Quando dicevano brutta gara, nei social dicevano brutta gara, ha vinto Stoner in solitario, brutta gara. Vederlo guidare è un'emozione pazzesca, non è brutta, quella non è una brutta gara. Cioè, poi se c'è battaglia è ancora più bella, ma vedere guidare uno come guida, se capisci un po' di moto, ti chiedi, ma quello lì come fa? Da dove è sceso, da dove è venuto, perché non ti rendi conto, non si guida così una moto. Lui ha rivoluzionato completamente lo stile della guida della moto, completamente, perché i cordoli dovevi starci lontano, quando erano umidi erano ghiaccio. Pensare solo di entrare sul cordolo interno era impensabile, perché ti ammazzavi. Poi adesso i cordoli li hanno cambiati, va bene, e sono andati incontro alle esigenze dei piloti, hanno messo delle vernici che hanno lo stesso grip che dicono dell'asfalto, però solo pensare, anche con quei cordoli di nuova generazione, pensare di andare sopra al cordolo interno e curvarli sopra, io oggi non ci vado. Certo. Io penso una cosa, Paolo, e spero che tu sia d'accordo con me, piuttosto che dare, non so, 300 milioni quanto hanno dato a Mayweather per un incontro farloco con un professionista dell'MMA, che tra l'altro vabbè, è stato un grande spettacolo, io dovessi mettere €1.000 per rivedere, far pagare tutti insieme una gara in cui ci sia Stoner e Marquez, io li metterei. Anch'io. Vero? Anch'io. Con la stessa moto. Anch'io. Anch'io, io credo, e credo fermamente, magari qualcuno mi dirà sei un pazzo, ma credo fermamente che come Stoner non ci sia stato mai nessuno. Cioè potenzialmente intendo come velocità sul giro, velocità proprio pura, per me non c'è mai stato nessuno, neanche Rossi credo. Poi se andiamo a prendere... In complesso no, sappiamo che stiamo parlando, Valentino è un qualcosa sì, che Valentino va Valentino è intoccabile, là, nel senso poi che... nell'arco di una stagione Valentino è imbattibile, perché è imbattibile. Però gara, diciamo, ci giochiamo al mondiale, questa gara qua... Talento li, puro, li metti, diciamo, li metti dai, lì tutti, puro. A pari moto, secondo me come Stoner non c'è nessuno. Io ho la fortuna di conoscere una persona che ha lavorato sia con Stoner che con Marquez, e mi ha detto, guarda, Stoner... E Marquez è fantastico, è un filo Liuzzi. Più... Non diciamo nomi, non io, diciamo, io, però, però mi ha detto, guarda, Chiesi, anche se era completamente Carlo. Complicatissimo da lavorare. L'ingegnere Carlo Liuzzi, che ha lavorato anche con me a Imola quando ho perso il mondiale, era appena arrivato e doveva poi lavorare con me successivamente. E ci siamo visti alcune volte lì a Castetto di Branduzzo. Carlo Liuzzi. Tonio invece è ex pilota di Formula 1. Giusto. Quando ci vedevamo a Castelletto di Branduzzo che si parlava di Stoner, io una volta gli chiesi, ma scusa, ma perché Stoner va sul cordolo interno così? Lui fa, Stoner, detto da lui, va sul cordolo interno perché dice che lì c'è più grip che sull'asfalto. Ti sembra normale? Cioè, non è possibile, questo è un fuori di testa. Per far sobbalzare te che perché, sei Paolo perché, Casa. Perché non può esserci più grip su un cordolo interno. Stoner ci andava perché diceva che lì la moto era più stabile che sull'asfalto, che non è possibile. Perciò capisci questo cosa... Che testa aveva, che sensibilità, che dono, perché alla fine è proprio un quello. Dono. Certo. Secondo me abbiamo perso molto purtroppo, al di là no? Che fosse non fosse italiano, che fosse... Però io sono sempre stato contro a tutti coloro che gli hanno dato addosso. Perché avendo vissuto l'ambiente... Anch'io ero stomacato da questo ambiente.
quando giri nell'ambiente, guardi uno, guardi l'altro e dici, oh, ti rode qualcosa dentro perché ce l'hai qua, perché tutta gente che ti dà fastidio solo alla vista, e capisci che devi mollare. E Stoner per me è arrivato a quel punto lì, non sopportava più È nessuno, così, Paolo. perciò ho dovuto mollare, nonostante la moto fosse la sua vita, come lo era per me la mia vita. Però a volte l'ambiente ti porta a fare delle scelte che sono drastiche anche contro voglia o contro la tua Sì, natura. è esattamente detto come è andata. Non ci sono altre balle, non c'erano altre ragioni. L'ho visto la sera in cui ha annunciato il ritiro, tra l'altro è stato detto a fuori giri, cosa che probabilmente mi ha creato qualche problema perché l'abbiamo saputo all'ultimo e l'avevamo detto che lui si sarebbe ritirato a fine stagione, per cui un colpo pazzesco, lui non ne poteva più dell'ambiente, era solo quella la balla, non ne poteva più che ci fossero solo attenzioni per gente che magari lui batteva Sì. regolarmente e dice sai cosa c'è, io non ne posso più e voglio vivere serenamente, ha fatto una scelta che purtroppo pesante per noi che non possiamo più Io vederlo. qui invece gli do un bel dice lode. Al contrario di tutto quello che hanno detto, che soldi, perché soldi qua, gente va a lavorare, lui guadagna miliardi, milioni, ho capito, miliardi. Vabbè ragazzi, ma cioè, non, lui rischia, intanto rischia la vita. Cioè, Sì. aveva 24 anni quando ha mollato, Sì, 25, 20. era giovane, non mi ricordo quanti Dico, anni aveva, ma era giovane. e aveva voglia ancora di andare in moto, perché comunque ha fatto delle gare, aveva ancora voglia di corse, perché ha fatto delle gare con la macchina, un po' come Bayliss ha smesso, aveva già una certa età, però dopo ha fatto delle gare in Australia con la moto, perché comunque quando sei pilota lo sei per tutta la vita, È vero. non, la moto è una cosa che ti rimane dentro e non dire sono stanco di guidare la moto è impossibile, no, sei stanco di tutto il resto, ma non di guidare la moto, non ti stancherai nemmeno 90 anni di guidare la moto. Va bene. Senti, giura, in 2 minuti, hai voglia di dirmi qualcosa? Melandri, Capirossi, Viaggi, su questi tre. Parti da Melandri. Melandri, che cosa devo dire? Non Melandri. attuale, cioè così, come pilota, figura, una tua opinione. Poteva, avrebbe potuto, se solo, sai, quei Ma se, ma. forse un po' troppo pessimista. Un po' troppo pessimista, e alla fine, quando sei così pessimista, le rogne ti vengono addosso. Un po' come loro, anch'io così. Vedo un po' il carattere di Melandri, lo vedo un po' anche nel mio carattere. Sempre un po' musone, un po' solitario. È un pochino Capirossi. come Dovizioso, però il Dovi, vedi che sta dimostrando adesso, che ha quella. Perché secondo me sono molto simili, due piloti molto tecnici, due grandissimi collaudatori, per quello che posso capire io, però quella sensazione, cioè quando rientrano nel box danno delle informazioni e dei feedback agli ingegneri, Sì, sono giusto. feedback che funzionano, poi magari con loro vanno meno, vanno di più con l'altro, però secondo me il Dovi rispetto a Marco ha qualcosina in più che alla fine con la testardaggine a buttare giù dei bocconi, cosa che Marco forse non ha saputo fare, restando lì, soffrendo, mandando giù, alla fine adesso è lotta per il mondiale. Non lo so se Marco, secondo me, avrebbe potuto, pensiamo agli anni in cui ha fatto secondo, vincere il Diciamo che campionato del mondo con la moto quando sei privata. così pessimista devi avere qualcosa del tuo carattere che riesce a sopravanzare il pessimismo. È un po' quello che avevo io quando ero molto giù, che avevo magari le prove erano andate male, che ero depresso. Quando però montavo sulla moto mi veniva, cioè proprio avevo una scarica di adrenalina Via, che mangiava il forse mondo. era quello che era forse la mia irruenza, la mia arroganza, che questo mi portava Strafare. a strafare e a cancellare il pessimismo. Se però questo non ti succede, quando sei lì, che vai in pista, che vai in pista già con l'idea perdente, la volta buona che perdi. E Melandri, secondo me, è un po' così. Lui aveva già l'idea di andare in pista, però di non poter fare quello che voleva o quello che teoricamente avrebbe potuto fare, perché il suo pessimismo lo portava a dire oh, no, 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 e alla fine non vai Ok, avanti. quel figlio andrò anche di Capirossi invece? Capirossi io lo conosco poco, Ah ci ho sì, poco. fatto qualche gara insieme nella 250, ma lo conosco poco. Capirossi è uno che l'ha sempre chiamato uomo giro, secondo me poco tecnico e Gran veloce, cuore. veloce ma poco tecnico. L'abbiamo visto poi con l'entrata di Stoner, che Stoner quando lui cercava di mettere a punto la moto, Stoner è arrivato con una moto che basta così e ha vinto. Grandissimo politico, dai, ha corso forse 6 o 7 Sì, anni in più di quello che sì. teoricamente Sì, era si è nelle saputo sue. vendere bene, diciamo questo. Però era anche un bravo pilota, Certo, non sì, no, te lo dico. assolutamente. E invece Biagi? Alla luce anche Biaggi. del rifiuto, credo, della Dorna di dargli il posto per il Mondiale Moto3 l'anno prossimo, comunque, come
Biagi è uno che era senz'altro capace di andare in Tu che moto. rapporto avevi con lui? Buono? Ma sì, ciao Ciao ciao, 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 niente di niente di più. particolare. Sicuramente un pilota, un bravo pilota, però da come è sempre stato visto Biagi nel paddock, un pezzo di. Perché non si è mai assunto una colpa, ha sempre scaricato colpe sugli altri e Non lui è l'unico però, non eh. si è messo. Beh, io adesso non Non è saprei, l'unico. non saprei chi può esserci Si adesso. scarica, vabbè, ne parliamo poi a Vabbè, paddock. io in questo momento non mi viene in mente No, nessun va altro. bene, va bene. Però uno che non si è mai attribuito delle colpe, non si è mai messo in discussione, e un pilota si deve mettere in discussione, perché tu non sei Dio. E Biagi l'hanno anche battezzato a volte Dio. Perciò, perché? Perché lui era Dio. Certo. E E al mondo ci sono anche gli atei. certo, ma poi queste cose qui, quando tu sei lì, se fai autocritica, la fai anche per lavorare, per migliorarti. Se non fai autocritica, Certo. cioè, rimani lì. È un po' come quello che arriva scendendo dalla moto e racconta una palla al meccanico perché non gli è venuto un bel tempo. Il meccanico non riuscirà mai a farti andare forte la moto Chiaro. perché tu gli hai raccontato una palla. Se invece tu ti metti In in discussione, sei discussione sincero, e sei ok. sincero, gli trasmetti questo ai tempi dove non c'era, quando non c'era la Telemetria telemetria, adesso perché non gli adesso dai non è più. più possibile. Però gli dicevi la sacrosanta verità, il meccanico lavorava e la moto progrediva. Questo Certo. Va è. bene. Paolino, è stato bellissimo ascoltarti, ti ringraziamo moltissimo di essere stato a Storia di Motori. Un grande in bocca al lupo a Federico, che aspettiamo a Bob Gear con la macchina. Prima parla col team, le Faremo il spese le possibile? Sì, paghiamo sì. tu, Sì. il trasporto le paghiamo tu e perfetto. Va bene? Però il possibile per parlare col team adesso, domani vado giù a Va Imola a bene, vedere va bene. le prove. Ok, grazie mille ragazzi, state sulla 6, grazie Paolo Ciao, Casoli. ciao, grazie a Ciao. tutti.